Ciao, bentornati. Vi ringrazio per l'iscrizione al mio canale YouTube. Un video sulla tecnica della mano destra, che è ciò che conta nella chitarra, che è la mano che fa la differenza. Un arpeggio usando il pollice, l'anulare e il medio insieme e l'indice da solo. È utile, ad esempio, la canzone di Pino Daniele, una composizione di Pino Daniele Napulé. Con l'accordo di Re settima maggiore, che puoi fare anche con un barré col dito indice al secondo tasto e un mezzo barré sulle prime tre corde, quindi Re 7 e più, Re settima maggiore, pizzicando le prime quattro corde della chitarra, quindi il pollice con la quarta. Scusami, il pollice sulla quarta, indice la terza, medio la seconda e l'anulare sul cantino. Pollice, medio, anulare insieme, quindi quarta corda, seconda e prima, e l'indice da solo sulla terza. Poi Sol settima maggiore, Sol 7 più, lo stesso arpeggio, le dita rimangono sul gruppo del cantino e il pollice sul Sol di basso, terzo tasto della sesta corda. È sempre Re 7 più, Re settima maggiore e Sol 7 più, Sol settima maggiore. Ok? La strofa e due accordi, Re 7 più e Sol 7 più. Il ritornello da Sol 7 più, per fare 4 sedicesimi di basso, il La maggiore, puoi tenerlo anche in barré, il cantino non lo suoni. Quando vai sull'accordo di La, il pollice sulla quinta corda, l'indice sulla quarta, il medio sulla terza e l'anulare sulla seconda, quindi sono sempre pollice, indice e medio anulare insieme, stavolta il pollice da solo, pollice, indice e medio anulare insieme, indice e medio anulare insieme, poi La con il basso di Sol, Fa minore. Fa diesis minore settima, le dita rimangono sulla quarta, terza, seconda, il pollice va sulla sesta, quindi l'accordo di Fa diesis minore, poi maggiore, Fa diesis maggiore settima, Si minore, poi Si minore col basso di Sol, che quindi è un Sol 7 più, La maggiore e Re 7. Quindi la sequenza degli accordi del ritornello è La maggiore col basso di Sol, La 7, Fa diesis minore, settima, la quinta non si suona, ma Fa diesis maggiore, settima, Si minore, Sol 7 più, La maggiore. Allora, dal Sol 7 che introduce, che è la fine della strofa, poi va sul ritornello.
quindi un arpeggio tenendo il medio e l'anulare come se fossero incollati, li usi insieme il medio e l'anulare, sia con l'introduzione che li suoni insieme al pollice, pollice medio anulare, pollice sulla quarta, l'anulare sul cantino, il medio sulla seconda corda, anche sul sol 7 più, poi sul ritornello. Fare anche liberamente, comunque il pollice da solo, indice e medio anulare insieme, pollice, indice, medio anulare insieme, indice, medio anulare insieme. Ti ripeto la sequenza del ritornello. La maggiore col passo di Sol, Fa diesis minore settima, Si minore, no scusa, dopo il Fa diesis minore settima, Fa diesis maggiore settima, Si minore, quando va in Si minore il pollice torna sulla quinta, poi dopo il Si minore Sol 7 più, sposti solo il dito sul Sol e rimane il Si minore. È come se fosse un Si minore col basso di Sol, comunque la corda è Sol 7 più, La maggiore, Re 7 più. Quindi abbiamo visto un arpeggio dove il medio e l'anulare vengono usati insieme, alternato con il pollice e l'indice. Che va bene per una canzone di Pino Daniele, Napule. Ti ringrazio per l'ascolto. Ciao.